Amici di Storie Fuori Gioco, ben ritrovati in un nuovo appuntamento con Football Mystery, la webserie che racconta storie curiose, singolari, a volte incredibili del mondo del calcio. È arrivato il momento di proseguire con la nostra saga dedicata a giocatori che per svariati motivi hanno avuto un pessimo impatto col campionato italiano. Calciatori arrivati in Italia con grandi aspettative, che si sono ritrovati però un passo indietro per mancanza di adattamento o semplicemente di talento. Diamo dunque spazio al sesto appuntamento di Meteore e Bidoni della Serie A. Ma Mingyu. C'era un cinese a Perugia. A un passo dal titolo verdoniano, la presenza di Ma Mingyu in Serie A è stata giustificata solo dalla voglia del presidente degli Umbri, Luciano Gaucci, di provare a ripetere la fortunata operazione messa in atto con Hidetoshi Nakata. Dal Giappone alla Cina, la voglia di provare a sfruttare le frontiere ancora inesplorate del calcio asiatico portò nel 2000 il centrocampista a giocare in Serie A. Grande curiosità, operazione da 1 miliardo di lire per il Perugia, ma i primi dubbi si addensarono riguardo l'età del calciatore. 28 anni ufficialmente, secondo alcuni che controllarono all'anagrafe cinese 32, per i compagni di squadra al grifone addirittura di più. Lui non aiutò presentandosi con una frase sin troppo suggestiva. Se Del Piero è stato soprannominato Pinturicchio, mi piacerebbe poter essere chiamato Michelangelo. In realtà l'adattamento fu drammatico, solo uno spezzone di partita in Coppa Italia contro la Salernitana, poi più nulla, e come abbiamo visto accade spesso in questi casi, qualcuno dubitò anche che Ma fosse un calciatore. Dubbi fugati nel 2002 quando scese in campo da titolare contro il Brasile nel Mondiale. 85 presenze con la Cina, ma in Italia davvero nessuno se ne accorse, e il ritiro nel 2003 fece pensare come i dubbi sull'età fossero fondati. Masashi Oguro. Restiamo in tema di Oriente, in pochi ricordano che nel 2006 anche il Toro, appena finito nelle mani di Urbano Cairo, tentò la carta del mercato asiatico andando a pescare un attaccante del paese del Sol Levante. 5 gol in 17 partite nella Serie B francese bastarono per far sbarcare Masashi Oguro sotto la Mole con l'ingombrante soprannome di Inzaghi con gli occhi a mandorla. Cairo lo presentò così: Masashi è la nostra testa di ponte verso l'Oriente, grazie a lui il Toro è sbarcato in Giappone e nel prossimo giugno andremo a fare una grande tournée nel paese del Sol Levante. La carta del calciatore giapponese preso per aprire nuovi mercati è però abbastanza inflazionata, ma Oguro si presentava a Torino con 21 presenze nella sua nazionale, ormai di buon livello e presenza fissa ai mondiali. Qualche dubbio venne quando nella prima intervista gli chiesero se avesse già portato i compagni di squadra al ristorante giapponese. La risposta fu: sì, ma quando ci andiamo pagano loro, costa caro mangiare dai miei connazionali. Delle movenze di Inzaghi neanche l'ombra in compenso, qualche apparizione fugace in Serie A nella stagione 2007-2008, fino a una malinconica chiusura. Una sera arrivò al centro sportivo Granata, cercando il pullman per partire per la trasferta di campionato, prima di scoprire di non essere stato convocato. Antonio Pacheco. È cosa risaputa il debole di Massimo Moratti per Alvaro Recoba. Nel 2001 il Cino è pronto ad esplodere con l'Inter dopo aver dimostrato nella stagione a Venezia di saper fare cose importanti. Ma il procuratore Paco Casal mette una tassa sul rinnovo dell'uruguaggio. L'arrivo di Antonio Tony Pacheco, bomber del Peñarol, nel giro della sua nazionale. Per lui garantisce lo stesso Recoba. Antonio può giocare sia da prima che da seconda punta, esterno o dietro due attaccanti, rispetto a me comunque è più uomo d'area. Si convince in un lampo Moratti, ci mette un po' di tempo in più Marco Tardelli, che lo accetta come rinforzo a gennaio, vedendo sfumare la possibilità dell'arrivo di Romario, che si era fatta concreta. L'esordio contro la Lazio non è un bel vedere, peggio ancora va contro l'Alaves in Coppa UEFA. La stagione successiva il nuovo tecnico nerazzurro Hector Cooper non sa proprio dove metterlo. La sua carriera diventerà un continuo di arrivi e partenze dal Peñarol. Quella giallonera è l'unica maglia con la quale riesce a rendere. All'Inter giocherà solo quei due spezzoni di partita.
Ni Lamptey. Ci sono personaggi abilissimi a dare il cosiddetto bacio della morte, un endorsement da parte loro equivale fondamentalmente a una pietra sopra ogni tipo di ambizione. Edson Arantes do Nascimento, in arte Pelé, è abilissimo in questa pratica. Il fuoriclasse con la F maiuscola del calcio ha individuato decine di suoi eredi nel corso degli anni, tutti finiti abbastanza male. Alcune investiture sono particolarmente bizzarre, come quella del ghanese Ni Lamptey, campione del mondo Under 17 col Ghana e non ancora maggiorenne, designato dagli osservatori come nuovo fuoriclasse del calcio mondiale. Cresciuto per la strada da trequartista, regala spettacolo e viene portato in Europa dall'Anderlecht. Nel 1991 il Ghana domina i mondiali Under 17 contro l'Italia di Alessandro Del Piero e l'Argentina di Juan Sebastian Verón. Il regista tedesco Christoph Weber girò un film su quella squadra, Le Stelline Nere, dimostrando come 10 anni dopo la vittoria di quel mondiale, ragazzi dal talento incredibile, erano dispersi ai margini del calcio professionistico, compreso Lamptey. Fallito il grande salto al PSV Eindhoven prima e all'Aston Villa poi, il Venezia di Zamparini provò a dargli una chance. La sua carriera visse però una durissima battuta d'arresto con la prematura morte del terzo figlio, Diego, che lo portò a un momentaneo ritiro e che fece nascere un caso perché il documentario dimostrò come tutti i compagni di squadra dell'Under 17 non sapessero che fine avesse fatto. Ritrovata la passione, Lamptey è diventato allenatore e cerca di aiutare i ragazzi ghanesi come lui, che hanno dovuto anche dormire sotto le macchine parcheggiate in strada, prima che il pallone gli salvasse la vita. Sunday Olise. Una sorta di curioso caso di Benjamin Button, ma in salsa calcistica. Nato vecchio, a 20 anni, Olise gioca nel Royal di Liegi, squadra ben lontana dal blasone dello Standard. Ma ai mondiali americani la sua corsa esplosiva viene notata da tutti, tanto che la Reggiana decide di portarlo in Italia. Una grande delusione, da mediano inesauribile a oggetto misterioso, Olise viene girato in Germania, al Colonia, dove si rilancia e nel 1996 vince le Olimpiadi con la sua Nigeria, primo successo internazionale di una squadra africana. Il Colonia pensa di aver fatto tombola, invece la stagione successiva è una delusione. Passa all'Ajax, dove ringiovanisce di botto, di nuovo protagonista ai mondiali del 98 con la Nigeria, dove una squadra potenzialmente da quarti di finale si sfalda per una questione di premi, entra tra i 50 candidati del Pallone d'Oro. Il ragazzo sembra finalmente maturo, la Juventus, che l'ha affrontato in Champions, lo riporta in Italia e gli affida le chiavi del centrocampo. 21 miliardi di lire per 8 presenze in Serie A. Lo yo-yo risale al Borussia Dortmund, dove vince il campionato, e vede la squadra arrivare in finale di Coppa UEFA, ma in nazionale è stato cacciato da capitano a reietto perché ritenuto responsabile della divisione in clan di cui sopra. Ai mondiali del 2002 Olise non c'è e l'altalena si ferma. Vikash Dorazo. Si dice che gli spogliatoi del calcio professionistico siano ambienti generalmente omertosi, senza grande voglia di raccontare il dietro le quinte di ogni squadra. Più che per la sua carriera da onesto centrocampista, Vikash Dorazo è salito alla ribalta delle cronache per aver rotto questa regola non scritta. Il Milan ci puntò nella stagione 2004-2005, ma collezionò solo un pugno di presenze. Carlo Ancelotti ne apprezzava la duttilità, ma si accorse che il ragazzo era poco assorbito dal calcio. Riuscì comunque a strappare la convocazione per il Mondiale 2006, giocando 2 spezzoni di partita e soprattutto girando il documentario La Riserva, svelando retroscena della nazionale francese, poco graditi ai compagni di squadra e alla federazione. All'inizio della stagione successiva, il 26 settembre, fu messo fuori rosa dal Paris Saint-Germain, che lo licenziò il 12 ottobre del 2006. Pochi sanno anche che la sua ultima squadra fu il Livorno. Non scese però mai in campo con la maglia Amaranto, ritirandosi nel 2007 a 34 anni e diventando giocatore professionista di poker, per poi scendere in politica in Francia. Il calcio per lui è sempre stato un hobby ben retribuito.
E tu? Ricordi altri protagonisti degni di essere inseriti nella saga di meteore e bidoni della Serie A? Segnalali nei commenti e li troverai nelle prossime puntate. E naturalmente non dimenticare di lasciare un like e soprattutto di iscriverti al canale per essere sempre aggiornato sui prossimi appuntamenti di Football Mystery. Alla prossima!